Da San Lazzaro arriva un secco no per i toni usati da Baxi nell'ultimatum al comune, cittadini compatti a difesa del verde. L'estate è alle porte, la spiaggetta in riva al Brenta resta chiusa nonostante le promesse del comune. Statale Valsugana, traffico completamente in tilt, il sindaco Ferrazzoli, presto potremmo esserci novità. Inaugurato a Schiavona, il più grande impianto di biometano d'Europa, coinvolge 120 aziende agricole. Asiago, dopo l'incendio al negozio di souvenir, parla la titolare, abbiamo avuto tanta paura. Momenti di paura per un escursionista scivolato in un dirupo, necessario anche l'intervento dell'elisoccorso. Torneo di calcio all'insegna dell'amicizia e divertimento, allo stadio di Rosà trionfa la terza A di Irigem. Un caso di tubercolosi alle medie di Vigonza, studente ricoverato per accertamenti, scattato il protocollo sanitario. Si sono dati alla fuga alla vista degli agenti della polizia locale, tre minorenni inseguiti e bloccati a Loreggia. Buonasera a tutti voi telespettatori, benvenuti ad una nostra nuova edizione serale di Bassano TG. Parliamo subito di San Lazzaro, perché arriva un secco no per i toni usati da Baxi nell'ultimatum al comune. I cittadini sono compatti in difesa del verde. San Lazzaro, un polmone verde che da mesi lotta per restare verde. Dopo i progetti dei privati bocciati da provincia e comune, adesso è il caso Baxi Pengo a far preoccupare i residenti. Al netto delle legittime necessità di Baxi e dell'importanza di tutelare posti di lavoro e famiglie, da San Lazzaro e dalla città fioccano appelli affinché si utilizzino capannoni dismessi e strutture già esistenti invece di costruirne nuovi nel verde di via Rambolina e via Riva Bianca. Chi vive lì ha voluto ancora una volta far sentire la propria voce, partendo proprio dall'ultimatum di Baxi al comune. Ci chiediamo se sia accettabile che un'azienda che pur lecitamente sta facendo delle valutazioni sui propri investimenti futuri utilizzi un tono come quello che abbiamo letto rivolgendosi all'amministrazione comunale. La richiesta di costruire un capannone così vasto in questa zona è stata fatta più volte nel corso degli ultimi 25 anni ed è sempre stata rifiutata. Ci chiediamo se abbia senso presentarla proprio in questo momento, con quello che stiamo vedendo che sta accadendo in più posti d'Italia, dovuto a eventi meteorologici incontrollabili. Il riferimento è alla tragedia che sta vivendo l'Emilia-Romagna, perché oltre alla questione di salvaguardia del verde si deve parlare anche di sicurezza idrogeologica. Il Consiglio di Bacino già un anno fa aveva manifestato perplessità sulla gestione delle acque in quell'area. C'è poco tempo per decidere sul da farsi. Intanto nei cittadini dubbi e domande restano. Qui bisogna aggiungere le parole dei privati interessi, che per niente velatamente hanno in questo momento minacciato anche il fronte dell'economia locale e dei posti di lavoro. Sembra di essere ad un bivio e di dover scegliere per forza tra tutela del territorio e tutela delle famiglie che dipendono da tale occupazione. Non si parli più di compromesso. Non si parli più di soluzione tampone, come se mettessimo un cerotto ad una emorragia che in realtà ha delle cause molto più profonde. Si parli invece di decrescita consapevole, non solo di profitto, non solo di aumento della produzione e degli scambi economici. L'estate è alle porte, la spiaggetta in riva al Brenta resta chiusa nonostante le promesse dell'amministrazione comunale. La spiaggetta rimane chiusa, eppure non più tardi di qualche mese fa l'amministrazione di Elena Pavanna aveva promessa di restituirla in primavera ai bassanesi e ai turisti. Il vice sindaco Andrea Zonta, da noi interpellato, spiega che i privati coinvolti in questa faccenda non avrebbero ancora trovato l'accordo, ma il comune può intervenire e, stando alle garanzie date dalla prima cittadina di Bassano, questo intervento doveva già essere stato fatto. Invece siamo alle porte dell'estate e i cancelli della spiaggetta sono ancora chiusi per il dispiacere di turisti e residenti. Potrebbe essere una cosa piacevole, anche, per esempio anche noi a Verona, sull'Adige, abbiamo sempre spiaggette dove andare a fare il picnic, a godersi un po' il fiume, perché se no non ci si arriva mai.
Sono d'accordo, soprattutto nella bella stagione, penso che sia un po' una valvola di sfogo per chi abita in città, insomma. Quanto vi farebbe piacere riaverla a disposizione? Moltissimo, perché accorcia delle volte, se hai bisogno di andare solo sul fiume, ci arrivi immediatamente dai parcheggi che stanno nella parte est della città. Oltre tutte le cose belle che ci sono già a Bassano, un posto in più per fermarsi. Noi abbiamo fatto il litorale del Brenta da Cittadella e, sapendo questo, dice ci fermiamo lì, per esempio. A pochi passi dalla spiaggetta abbiamo intercettato anche una band internazionale, i Gen Rosso, che sabato sera si esibiranno in concerto a Mussolente, artisti che viaggiano per il mondo e che non hanno esitato a sottolineare come un'attrazione naturale come la spiaggetta in riva al Brenta sarebbe un punto di forza per Bassano. Due minuti fa dicevamo abbiamo voglia di fare un tuffo sul fiume, quindi sarebbe bellissimo. Sì, sì, che queste bellezze, che sono bellezze naturali vostre, siano sempre molto bene curate, no? Questo è anche un messaggio che noi portiamo al nostro concerto della cura della natura e vedete come sono i benefici che ci portano, no? Sì. Siamo brasiliani, quindi da spiaggia, di spiaggia ci capiamo, ci piace tanto e se fosse una spiaggia lì sarebbe il massimo. Statale Valsugana, traffico in tilt. Nella giornata di ieri sono tantissime le segnalazioni arrivate in redazione a Rete Veneta e anche al comune di Val Brenta. Il sindaco Ferrazzoli dice presto potrebbero esserci delle novità per risolvere i problemi della Statale 47. Sono giunte anche a noi tante lamentele per questi lavori che ANAS sta compiendo nel tratto di Pove Solania. Un chilometro di lavori, un restringimento della carreggiata e una statale Valsugana ancora una volta bloccata dal traffico. Tantissime le segnalazioni arrivate dagli automobilisti lungo il tratto tra Romano di Ezzelino e Pove del Grappa. Ore di attesa, comuni completamente isolati e un lungo serpentone di auto. Le lamentele prevalentemente riguardavano ovviamente l'orario di esecuzione dei lavori. Insomma, da quanto è dato capire, lo sappiamo anche noi, i costi dei lavori pubblici delle asfaltature sono aumentati considerevolmente e quindi il lavoro in notturna aggiunge costi e quindi avendolo fatto in questi periodi della giornata ha consentito sicuramente di asfaltare più chilometri o comunque più metri. Da Bassano a Primolano, da Romano di Ezzelino a Rosà fino ad Oliero, Valstagna e Campolongo, una statale valsugana su cui transitano ogni giorno in media 27.000 veicoli, un terzo dei quali mezzi pesanti. Questo pone l'accento ancora una volta sull'importanza di questa strada perché ci avviamo ad un periodo estivo in cui il traffico sarà consistente in aumento e le occasioni di rallentamento, magari non dovute ad asfaltature ma ad altri elementi, possono creare a questo territorio dei disagi importanti. Gravi incidenti e traffico spesso congestionato, una strada che da anni rimane al centro del dibattito politico in attesa di nuove soluzioni. Insistiamo sulla necessità di accelerare nella progettazione e poi nell'esecuzione di alcuni importanti lavori che portino via traffico dai nostri centri abitati. Su questo diciamo di essere ascoltati sia da ANAS che dalla Regione Veneto e credo che a breve avremo delle novità interessanti che vanno nella direzione di risolvere i tanti problemi che affliggono la Statale 47 e farlo nel modo auspicato dalle amministrazioni comunali. Inaugurato a Schiavon il più grande impianto di biometano d'Europa. È il più grande impianto di biometano d'Europa con 120 aziende agricole aderenti. Siamo nelle campagne di Schiavon, una struttura capace di unire tecnologia, industria, economia e agricoltura nella realizzazione di gas metano per riscaldamento e autotrazione nel massimo rispetto dell'ambiente, capace di produrre ogni anno 7.000 tonnellate di biometano, una quantità sufficiente a soddisfare il fabbisogno annuale di 200 mezzi pesanti che percorrono 100.000 km ciascuno. Quindi noi riusciamo a produrre in pianura padana del metano come se avessimo dei giacimenti petroliferi.
Questo impianto produce, la somma dei due impianti, 20 tonnellate di biometano liquido al giorno ed è derivato dall'alimentazione fornita da 120 stalle di questa zona nell'arco di 6 km. Abbiamo più di 15.000 vacche da latte che andiamo a recuperare giornalmente dalle loro stalle. Conferiamo all'interno dell'impianto il loro liquame, letame, le loro polline. Il processo di digestione anaerobica produce il gas, purifichiamo il gas, lo immettiamo su dei carri bombolai e lo portiamo alle stazioni di servizio. Non è un caso che sia in Veneto, perché il Veneto da sempre è regione leader per quanto riguarda le energie rinnovabili, ma qui stiamo parlando di un impianto speciale, perché questo è un impianto che usa solo deiezioni animali. È un tema che mi sta molto a cuore, perché io da anni faccio questa guerra etica. Oggi qui invece vince l'ambiente, perché qui si fa biometano con i reflui zootecnici, e questa è una cosa straordinaria. Alla tavola rotonda, a cui è intervenuto brevemente online anche il ministro dell'agricoltura Lollobrigida, la linea guida è stata quella della sostenibilità. E al momento del taglio del nastro, un ricordo particolare è andato alla scomparsa sindaca Mirella Cogo, colei che fece partire nel suo comune il progetto dell'impianto di biometano. Circa 10 anni fa, il sindaco che mi precedeva, del quale sono stato il braccio destro fino alla sua morte, non ci ha esitato un secondo per dire sì all'impianto. Ha avuto coraggio, ha convinto tutti noi che eravamo consapevoli dell'importanza di un impianto del genere in un territorio come Schiavon, dove abbiamo la prevalenza di aree verdi, di aree agricole, di imprese agricole, e dove crediamo che la tutela del territorio sia fondamentale. Asiago, dopo l'incendio di ieri in negozio di souvenir, ai nostri microfoni la voce del titolare. Siamo tutti spaventati. Anche perché tutto quel fumo, più che altro, siamo tutti spaventati, sì. Un muro di fumo e tanta paura. Ha temuto il peggio Carlo Rigoni, titolare dello storico negozio di souvenir Il Cantuccio, lungo via 4 Novembre ad Asiago. Fiamme divampate, forse a causa di un cortocircuito, dai locali sotterranei dello scantinato, adibiti a magazzino del negozio. Ero qui in centro, mia moglie mi ha chiamato perché c'era del fumo sulle scale, ecco. E sono arrivato a casa di corsa, abbiamo chiamato i vigili del fuoco, sono arrivati abbastanza in fretta e per fortuna non hanno usato dell'acqua per spegnere questo principio di incendio e abbiamo un po' tutto affumicato, sia il negozio che il magazzino, insomma, ecco. Adesso stiamo portando via tutto. Souvenir di legno, stoffa e carta, oggettistica facilmente infiammabile, completamente bruciata o intaccata dal fumo. I danni, oltre agli articoli conservati alla parte sotterranea del negozio, anche nel piano superiore, completamente invaso dal fumo. Le cause del rogo rimangono al vaglio della squadra dei pompieri intervenuta sul posto. Un negozio, quello della famiglia Rigoni, che porta con sé 100 anni di storia, uno dei più antichi dell'altopiano e che ora deve fare i conti con una nuova ripartenza. È un negozio storico, sì, centenario, sì, sì. Adesso stiamo svuotando il negozio, guardi, con il furgone stiamo portando via tutto per sanificare i locali. E torniamo a Bassano con lo scontro tra un'auto e bicicletta in via della Ceramica, ferito il ciclista. Paura nel pomeriggio a Bassano del Grappa, in via della Ceramica. Erano da poco passate le 13 quando un ciclista di 50 anni, residente a Pove del Grappa, percorreva la strada in sella alla sua bicicletta. Improvviso l'impatto con un'auto condotta da un 25enne residente a Marostica. Causa dell'incidente, una possibile mancata precedenza, dinamica ancora al vaglio della polizia locale. Il ciclista, dopo l'impatto, è rimasto a terra, riportando diversi traumi, trasportato dal SUEM 118 all'ospedale San Bassiano per le cure. Momenti di tensione per un escursionista scivolato in un dirupo. Scivola in un dirupo mentre percorre il sentiero 149 a Pieve del Grappa e resta bloccato in condizioni precarie. Se l'è vista davvero brutto un escursionista che ha avuto la prontezza, visto che non riusciva più a risalire e che le condizioni meteo non prevedevano nulla di buono, da allertare il 113 che ha messo in moto il soccorso alpino della pedemontana del Grappa e il 118. Partita una squadra via terra, è stato inviato anche l'elisoccorso da Treviso che ha raggiunto le Meatte in località Paderno. Con non poca difficoltà la persona è stata recuperata e tratta in salvo. E a Bassano è arrivata la fiaccola olimpica.
La fiaccola olimpica sul Ponte Vecchio. La pioggia non ferma l'arrivo di Torch Run, che giunge a Bassano grazie all'iniziativa Sei Insuperabile, che vede coinvolti i ragazzi con disabilità. La manifestazione, patrocinata dalla Polizia di Stato, vede coinvolti anche alcuni studenti bassanesi, oltre agli agenti di polizia. La torcia olimpica porta con sé il messaggio dell'inclusione, obiettivo che ogni persona deve perseguire con determinazione per superare la sfida e conquistare l'obiettivo, perché lo sport, così come la città, è per tutti. Il torneo di calcio all'insegna dell'amicizia e del divertimento. Allo stadio di Rosà trionfa la terza A di Irigem. Sotto il cielo di Rosà brillano i sorrisi di vincitori e vinti, di compagni e amici, e brilla anche la coppa del trofeo Irigem, che quest'anno è stata vinta dagli alunni della terza A dell'ente di formazione professionale. Una coppa che racconta storie di ragazzi e ragazze scesi in campo per divertirsi, per essere una vera grande squadra, ma non sono mancati agonismo e sana rivalità sportiva. È una sana competizione e c'è questa ansia, chiamiamola positiva, dove ci si confronta per trovare tattiche, strategie, ruoli. Si conoscono, sono compagni di classe, ma non sanno come giocano a calcio. Quindi questa è un po' una scoperta. 8 classi coinvolte in un tabellone che ha visto le varie squadre sfidarsi in partite 5 contro 5, ma l'uomo in più, anche in questo caso, è stato il tifo. Spettacolo in campo, ma anche sugli spalti non può mancare il tifo. Vi vedo agguerriti, fornitissimi. Fornitissimi, ragazzi, siamo andati a prenderci le trombette perché il tifo è quello che conta di più, ragazzi. Se non c'è il tifo, la squadra non è carica e la squadra deve essere carica. Che soddisfazione sarebbe vincere questo trofeo? Sarebbe la seconda volta, vorrebbe dire riconfermarsi. Quindi avete vinto l'anno scorso? Esattamente. Festeggiato in che modo? Normale, senza esagerare. Però porti orgogliosamente lo scudetto sul petto e quindi riconfermarsi è sempre più difficile. Esattamente. Quanto bello è comunque divertirsi tutti insieme in una manifestazione come questa? Molto, è bellissimo divertirsi perché io pratico calcio e quindi in compagnia si sta molto bene. Insomma, questa è un'immagine, un grande abbraccio che racconta di una bella amicizia. Un evento come questo, manifestazioni come questa a fine anno servono anche un po' a scaricare tutto quello che insomma è stato un anno di studio, interrogazioni. Eh sì, bro, eh sì. Una giornata di sport che diventa ogni anno un'importante lezione per tutti. Ed ora altre notizie in breve dal territorio. Controlli straordinari a Bassano disposti dal questore Paolo Sartori. Erogati 2 fogli di via obbligatori con divieto di fare ritorno in città per i prossimi 3 anni. Un avviso orale e un ordine di allontanamento entro 7 giorni dal territorio nazionale. Torna Tiene nei parchi, nelle piattaforme attrezzate Tiene Sport Estate, calendario di appuntamenti gratuiti realizzati dal Comune in collaborazione con alcune associazioni locali per promuovere il movimento e le attività all'aperto. 294 lezioni a disposizione. Il Comune di Cittadella ha rinnovato anche per l'anno in corso la convenzione con le scuole materne autonome di frazioni e capoluogo. 7 gli istituti che beneficeranno del contributo per un totale di 160.000 euro. Un caso di tubercolosi alle scuole medie di Vigonza. Lo studente è ricoverato per accertamenti ma è in buone condizioni. Immediatamente è scattato il protocollo sanitario previsto. L'allarme è scattato mercoledì con la conferma di un caso di tubercolosi in uno studente della scuola media Don Lorenzo Milani di Vigonza. Il ragazzo è ricoverato in ospedale dove è sottoposto alle cure e agli accertamenti del caso, ma in buone condizioni. Nel frattempo, come prevede il protocollo di sorveglianza delineato dalla Regione Veneto, l'US6 e Euganea ha fatto scattare le misure di prevenzione con avviso al comune e alla scuola. Il primo passaggio è l'identificazione dei cosiddetti contatti stretti. In questo caso, come negli altri casi, sono i familiari, sono le persone con cui si passa la maggior parte del tempo. In questo caso è uno studente, quindi ovviamente il contesto scolastico, la sua classe,
fa il dopo scuola, anche dopo scuola, e per un ragazzino, diciamo, l'attività sociale, se c'è l'attività sportiva, eccetera, si va a indagare quali sono i contatti stretti. A scuola, lunedì prossimo 29 maggio, i sanitari dell'ULS 6 incontreranno i genitori degli studenti individuati come contatti stretti del ragazzo contagiato. Sui contatti stretti bisogna fare un piccolo, diciamo, esame cutaneo, si chiama Mantoux, che nell'arco di 48-72 ore dimostra se c'è stata un'infezione, un arrossamento, diciamo un alone rosso, e questo identifica le persone che sono state esposte, in questo caso, a un microorganismo. Infettate non vuol dire ammalato, lo chiariamo subito precisamente, però è già un soggetto su cui fare ulteriori accertamenti. E le persone, in questo caso i ragazzini, che invece sono negativi al test, vengono ritestati dopo un paio di mesi, 8 settimane. E si sono dati alla fuga alla vista degli agenti della polizia locale i 3 minorenni inseguiti e bloccati a Loreggia. Scene da film lungo le strade di Loreggia, quando martedì una pattuglia della polizia locale della Federazione ha inseguito 3 giovanissimi scappati a gambe levate alla vista degli agenti. Una rincorsa serrata con i giovani che non hanno esitato a saltare recinzioni di abitazioni private o a cercare rifugio nei parcheggi condominiali, e gli agenti aiutati persino da un motociclista che ha dato uno strappo a un vigile permettendogli di bloccare uno dei 3. Alla fine tutti sono stati fermati e identificati. Si tratta di 3 minorenni già conosciuti che sono stati multati per 150 euro per aver messo in pericolo l'incolumità loro e degli agenti. In chiusura di telegiornale vi ricordo questa sera Focus a partire dalle 21.15, ospiti Maurizio Conti, Alberto De Franceschi, Ivan Palasgo, Domenico Presti, Massimo Venturato, Marco Zabai e Gabriele Zanella. Diamo spazio alle previsioni del tempo e per questa nostra edizione non ci sono altre notizie. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Arrivederci.